Una riunione utile, operativa, non solo di facciata. Così il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani ha presentato il vertice internazionale sul corridoio 8 che si è tenuto questa mattina a Brindisi. Un incontro importante per fare il punto della situazione rispetto ad una struttura strategica per lo sviluppo del territorio. Un vertice che si terrà ogni anno, ha annunciato Tajani, e che sarà allargato anche alle principali imprese dei territori coinvolti. Questo per favorire lo sviluppo. Si è discusso nel corso dell'incontro e del confronto anche di immigrazione e il mar Mediterraneo. Ha detto Tajani, non deve essere più il mare della morte, ma da domani deve diventare il mare dello sviluppo. Ascoltiamo uno stralcio dell'intervento del vice premier. Abbiamo deciso di riunirci qui a Brindisi, i ministri degli esteri dell'Albania, della Bulgaria e della Macedonia del Nord, per approfondire e avviare una comune strategia per quanto riguarda le implicazioni politiche e gli sviluppi positivi che potranno esserci nelle relazioni fra i nostri Stati, ma soprattutto nell'area dei Balcani, guardando verso Oriente in seguito alla decisione europea di dar vita al corridoio 8. Un incontro, un vertice fortemente voluto dal deputato brindisino Mauro Dattis, coordinatore regionale di Forza Italia. Brindisi, ha detto Dattis ai nostri microfoni, torna a respirare aria di politica internazionale. Sono eventi dove si decidono, si prendono decisioni che poi avranno ricadute importanti per il futuro. Cioè, se pensate per esempio soltanto a questo vertice, si parla del prolungamento del corridoio di trasporto transeuropeo che mette nelle condizioni sostanzialmente Brindisi di essere attraversata da una linea che la Commissione europea poi deciderà di tracciare e che collega l'Europa all'Albania, alla Macedonia del Nord, alla Bulgaria. Significa finanziamenti europei previsti ad hoc direttamente dalla Commissione europea, appunto per opere infrastrutturali come sono i porti, gli aeroporti, le ferrovie. Quindi è un fatto concreto e sono contento che il vicepresidente Antonio Tajani abbia assecondato, diciamo, la proposta di farlo a Brindisi, perché si sarebbe potuto tenere non in Italia ma addirittura in uno degli altri paesi, e che ad accogliere questo vertice ci sia una classe dirigente pronta a sostenere anche, come si dice, dal basso questa iniziativa.